Buon pomeriggio, ben trovati. Ciao a tutti, cominciamo subito, presentiamo i nostri ospiti. Allora, abbiamo il reverendo Don Dario Vitali, che è di Brescia, anzi è di Edolo, in provincia di Brescia, presbitero della diocesi di Velletri-Segni, professore ordinario di ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 2023 è membro della sedicesima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi come coordinatore degli esperti teologi. Abbiamo il reverendo José, San José Prisco, nato a Valladolid, in Spagna, professore di diritto canonico, decano alla Pontificia Università di Salamanca, appartiene alla confraternita dei sacerdoti operai diocesani. Si è occupato per molti anni di formazione e vocazioni qui a Roma e anche in Messico. La professoressa Clara Cisar, romena, è decano della facoltà di teologia, vicerettore per l'insegnamento, la ricerca e l'internazionalizzazione presso l'Università Cattolica di Linz in Austria. È membro della commissione teologica della Conferenza Episcopale Austriaca e Cisar parla anche ungherese, rumeno, tedesco e inglese. Infine abbiamo il reverendo Ormond Rush, professore associato all'Australian Catholic University nel campus di Brisbane. È sacerdote della diocesi di Townsville in Australia e consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Abbiamo la dottoressa Sheila Pires, che è la segretaria della Commissione per l'informazione, e il dottor Paolo Ruffini, che è il presidente, a cui passo la parola subito. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cerco di essere il più breve possibile. Come sapete, da ieri stiamo discutendo l'ultima parte dell'Instrumentum Laboris. E ieri presenti erano 328 e ieri i gruppi, si sono, i circoli hanno discusso per poter poi presentare oggi da parte dei relatori dei tavoli per lingua prime proposte di questioni di cui discutere. Questo è quello che è avvenuto ieri. E stamattina ci sono state le relazioni. Stamattina i presenti 347 ci sono state le relazioni dei relatori dei tavoli delle diverse lingue. E di cui vi dico in maniera generale che cosa si è rappresentato all'intera congregazione. Il fatto che la Chiesa sin dall'inizio si è riferita alla città, ai luoghi in cui viveva, guidata dal vescovo, in un rapporto stretto con il territorio. E anche però che la Chiesa deve abitare il mondo digitale, con l'attenzione ai pericoli anche che ci sono nel mondo digitale. Nei gruppi è emersa l'attenzione alle parrocchie come luogo di incontro, il ruolo che ancora hanno, ma anche la necessità di creare, di essere creativi e di immaginare di espandere i luoghi della nostra Chiesa in altri ambiti, per esempio appunto quello digitale. È stata sottolineata la necessità di individuare e rafforzare le strutture sinodali già in essere, in uno scambio di doni tra le chiese locali e le chiese continentali. E sulle conferenze episcopali si è detto che favoriscono la comunione, ma che forse è ancora necessario definire meglio lo status. Si è affrontato il tema dell'opportunità o meno di devolvere competenze dottrinali alle conferenze episcopali e dell'importanza di scoprire la bellezza delle diverse culture, che però non bastano loro stesse, e si è anche parlato della possibilità delle conferenze episcopali continentali, conferenze continentali come il luogo adatto per, diciamo, tessere la sinodalità a livello continentale. Si è parlato di come valorizzare le conferenze episcopali come livelli di collegialità intermedia. Tutti però hanno più o meno concordato nel dire da una parte evitare eccessi di burocratizzazione, dall'altra l'importanza di preservare ovviamente l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa. L'unità, le particolarità nell'unità. Si è parlato del ministero del Papa nel tempo di globalizzazione, il Papa come servizio dell'unità, non solo della Chiesa Cattolica, ma anche riguardo agli altri cristiani. E come massima autorità morale e spirituale. Si è parlato dell'interiorità del cuore umano come il primo dei luoghi, a proposito dei luoghi,
e poi si è passati all'identificazione dei temi su cui stiamo discutendo. La congregazione è stata chiamata anche a dare una priorità di ordine. I temi sono nell'ordine di priorità che è stato individuato dalla congregazione generale. Il primo, le conferenze episcopali in chiave sinodale e missionaria, natura teologica, competenze e autorità in ambito dottrinale, liturgico, pastorale, disciplinare, amministrativo. Che cosa siamo chiamati a disposti a rinunciare, quali sono gli ostacoli e che cosa promuovere. Poi, come riconfigurare la partecipazione in chiave missionaria in un contesto di cambiamento d'epoca di fronte ai fenomeni della mobilità umana, nella cultura e nell'ambiente digitale, a che cosa siamo chiamati e disposti a rinunciare, quali sono gli ostacoli e cosa promuovere, come tenere uniti sinodalità, collegialità e primato, il ruolo della Curia Romana alla luce della Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium, sinodo universale, assemblee ecclesiali continentali, sinodi e concili particolari. Andrà avanti poi domani, mattina e pomeriggio, a parlare di questi temi. Gli altri sono i criteri per definire salutare la decentralizzazione e poi la chiesa di chiese, lo scambio di doni, l'articolazione locale universale, la sussidiarietà e le chiese sui iuris. Si è aperta già la discussione stamattina, partendo dai primi temi, e lascio la parola a Sheila per dare alcune key points di stamattina. Grazie. Muito obrigada, Paulo. Ora bem, continuando onde o Paulo terminou, houve várias intervenções que falaram da necessidade de preservar a unidade da Igreja e alertaram contra a atribuição de competências doutrinais às conferências episcopais. Uma fé fragmentada tornaria a Igreja fragmentada. Portanto, a unidade é muito importante, foi dito. Foi dito também que a Igreja deve dar testemunho ao mundo da evangelização da cultura. Foi mencionado que são ferramentas para levar avante o processo sinodal, não tanto para legislar, mas para coordenar. Recordou-se que o depósito da fé, que permanece o mesmo, é uma coisa e a formulação das verdades da fé é outra. Foi dito que as conferências episcopais podem ser substituídas por outras estruturas sinodais e que precisamos de uma regulamentação cuidada das conferências episcopais. Falou-se também da missão do Bispo de Roma, que o Bispo de Roma, ao serviço da unidade, foi sublinhando, citando o recente documento do Dicastério para a Unidade dos Cristãos sobre o papel do sucessor de Pedro. E foi também sublinhada a necessidade de ultrapassar a divisão entre terras de missão e países de origem de evangelização. Hoje são todos terras de missão e foi sugerido que a Santa Sé se dotasse de conselhos continentais. Foi falado também da importância de coordenar sempre bem com Roma antes de tomar decisões. Sobre o uso das redes sociais, como o Paulo havia dito, foi dito que podem dar bons frutos para enfatizar demasiado a questão da fé. Foi também sublinhada a importância das pequenas comunidades de base que podem contribuir para tornar a freguesia mais viva e dinâmica. Em conclusão, o Sínodo destacou a necessidade de adaptação às mudanças culturais e digitais, promovendo uma Igreja mais sinodal e missionária. A discussão enfatizou a unidade da fé e a capacidade da Igreja para responder os desafios contemporâneos. Muito obrigada. Grazie, grazie Sheila. Uno dei topici da lei citato che è stato affrontato stamattina, l'esercizio del primato, sarà anche, ricordo, un tema di uno dei forum di oggi pomeriggio alle 16, che seguiremo via streaming ovviamente. Adesso ascoltiamo Don Dario Vitali. Don Dario, lei ha coordinato un'equipe internazionale di circa 20 teologi, teologhe e anche alcuni canonisti. Ci può parlare un po' di come è stato il coordinamento di questo lavoro così lungo e
intenso. Grazie della possibilità di esporre questo lavoro particolare da parte dei teologi. È una forma di presenza che si sta sviluppando già durante le due assemblee. Abbiamo fatto l'esperienza nella prima sessione dell'assemblea dove abbiamo potuto impiantare questo modo di lavorare più collaborativo, potrei dire sinodale, perché nei sinodi precedenti i teologi erano invitati personalmente e lavoravano personalmente su richiesta diretta diciamo della segreteria e del relatore generale e dei segretari speciali, del segretario o dei segretari speciali. Questo vincolo naturalmente permane, ma c'è una novità particolare che da questa assemblea è iniziato un lavoro di collaborazione tra i teologi che accompagna tutto il processo sinodale. È stato fatto per il documento preparatorio 2021, è stato fatto con la presenza di gruppi di teologi per tutti i momenti di discernimento, pensate al documento per la fase continentale, al primo instrumentum laboris, per la prima sessione del sinodo abbiamo pensato questa modalità di lavoro in collaborazione e si sono sviluppati gruppi linguistici che svolgono un lavoro importantissimo, che è quello di rileggere i testi e di cogliere all'interno dei testi quali sono le direzioni, gli elementi di consenso che vanno emergendo in maniera tale da discernere per ragioni di competenza, perché noi siamo presenti all'assemblea non come membri, non con diritto di voto, ma come persone che svolgono una funzione di competenza e che di conseguenza rileggono i testi e con dei report che il più possibile sono fatti in maniera collegiale, indicano a chi deve redigere il testo quali sono gli elementi di convergenza, quali sono gli elementi problematici e di conseguenza sviluppare un testo che sia coerente tra ciò che è stato detto in assemblea e ciò che come dire, si va sviluppando come linea sulla base, sottolineo questo, del consenso che va emergendo, perché in realtà no, è questo che conta. Tante volte si cerca l'elemento dissonante, no, come elemento fondamentale. In realtà, in un cammino di Chiesa che si pone in ascolto dello Spirito, l'elemento veramente decisivo è quello del consenso, l'aver ascoltato lo Spirito, ascoltandosi gli uni gli altri. Ai teologi compete di riconoscere, proprio per una forma di capacità legata all'attività che svolgono, proprio quel tipo di consenso che va maturando in assemblea e che viene appunto consegnato in maniera tale che il testo sia coerente e che sviluppi quello che è l'orizzonte e il cammino che lo Spirito va indicando alla Chiesa. Grazie mille, Don Dario. Quindi riconoscere con le vostre abilità il consenso per arrivare poi a finalizzare un testo che sia coerente, ecco, diciamolo così. Adesso invece ascoltiamo il reverendo José, spagnolo, e a lui chiediamo esattamente qual è il lavoro dei canonisti in questo cammino, come concretamente contribuiscono in questa assemblea. Agradezco también yo, como he hecho antes Don Dario, la oportunidad que nos dan al grupo de expertos de poder tener una voz acá delante de ustedes. Y bueno, el trabajo que desempeñamos los canonistas es un trabajo en conjunto con los teólogos. Puede parecer una cosa común, normal, pero no ha sido tan normal hasta hace poco tiempo. La teología y el derecho canónico parece que han ido durante demasiado tiempo caminando paralelamente.
Y ya en el encuentro previo que hubo hace unos años aquí en Roma, convocado por la Secretaría del Sínodo, entre eclesiólogos, bueno, había de todas las ramas, pero fundamentalmente eran eclesiólogos y canonistas, pudimos percibir la complementariedad y la necesidad que unos tenemos de otros. La experiencia de los canonistas en el Sínodo, para mí personalmente, es muy enriquecedora, porque los canonistas que estamos en el Sínodo nos dedicamos muy particularmente a los temas que se están tratando en el Sínodo, normalmente referidos al libro segundo del Código de Derecho Canónico, el libro del Pueblo de Dios, y evidentemente todas las apreciaciones y aportaciones que recibimos de los eclesiólogos, de los profesores de teología sistemática, dogmática, bíblica, nos ayudan mucho a comprender mejor la profundidad de la norma canónica y su posible aplicación o cambio para el momento presente. Eso por una parte, la complementariedad entre la teología y el derecho canónico. Y en segundo lugar, ya desde el principio de la asamblea anterior, se vio la necesidad, porque lo pidieron los padres y madres sinodales, de que hubiera una comisión de canonistas que específicamente acompañaran las peticiones del sínodo sobre cambios posibles a la legislación. Y entonces el Papa Francisco creó una comisión de canonistas para el sínodo, de la que formamos parte los que estamos en el sínodo y alguno más que no estando como miembro del sínodo o como experto en el sínodo participa desde fuera, y que lo que intenta es descubrir entre las peticiones que se van haciendo en el sínodo aquellas posibilidades de modificación, de implementación, de cambio o de nuevas normas que puedan mejorar la legislación actual, tanto en el Código de Derecho Canónico Latino como en el Código de las Iglesias Orientales. Entre los canonistas hay un profesor experto en Derecho Canónico Oriental. Esta sería nuestra función fundamental y creo que muy complementaria con la de los teólogos. Benissimo, quindi evidenziare, valutare le possibilità di modifica in alcune norme. Grazie, Reverendo José San José. E adesso ascoltiamo la professoressa Clara Cisar, sul contributo teologico nei forum. Questo contributo riguarda anche la conoscenza dell'altro, ossia una sfida a interagire, a imparare il ruolo della teologia e anche a modulare la cultura sinodale nella Chiesa. A lei, professoressa. Danke sehr. Ja, wir sind auf dem Weg des Lernen, des gemeinsamen Lernens. Letztes Jahr gab es ja die Kritik, dass die Theologie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Die theologisch-pastoralen Foren antworten jetzt drauf und eröffnen jetzt einen Raum, in dem, würde ich sagen, auch die Theologie einerseits lernt, ihre Rolle in einer synodalen Kirche zu artikulieren und andererseits einen inhaltlich wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines neuen synodalen Stils, einer neuen synodalen Kultur zu leisten. Die vier behandelnden Themen werde ich jetzt nicht wiederholen. Sie kennen diese vier Themen. Helfen dabei, einerseits Orientierung zu bieten, wo es Stauungen gibt, Motivation andererseits zu fördern, wo keine Möglichkeiten mehr vielleicht gesehen werden und Erschöpfung oft eintritt, sowie auch Kritik zu üben, wo viele Rückmeldungen darauf hinweisen, oh, das könnte jetzt ein falscher Weg sein. Diese Foren unterstützen dabei, die theologische Grundmelodie der ganzen Synodalität besser zu verstehen, insbesondere die Volk-Gottes-Theologie und die als Subjekte der Mission wahrgenommen werden. Das ist eine Grundmelodie, die meines Erachtens nach mit allen Konsequenzen in die praktische Manifestierung übersetzt werden soll. Und da kommen auch die weiteren Themen auf den Tisch, Rolle des Bischofs in einer synodalen Kirche, wenn wir diese Grundmelodie in Betracht ziehen. Auch das päpstliche Primat kommt auf den Tisch, wenn wir diese Grundmelodie ernst nehmen und wiederholt bis in die alltäglichen Praxis zu übersetzen versuchen. Also die Brille aufsetzen,
die Mission des Volkes Gottes immer vor Augen zu haben. Und dabei hilft die Theologie meines Erachtens nach, indem sie auch lernt, nicht nur doziert sozusagen, sondern auch viel hört, viel in der Aula sitzt und zu verstehen versucht, worum es hier gerade geht. Wann ist der richtige Moment, etwas klarzustellen? Wann ist ein richtiger Moment, mit den Teilnehmern zu ringen um die besten Antworten? Und wann sind gute Momente, Fragen zu stellen? Ich pflege ein Beispiel zu bringen, wie wichtig auch dieser Beitrag ist, wenn wir ein bisschen in die säkulare Welt uns hinbewegen. Zum Beispiel Forschungen aus der Robotik. Wenn Ergebnisse dort präsentieren werden, dann sind die Akteure der Robotikindustrie sofort in den ersten Reihen, weil sie brauchen die neuesten Entwicklungen in der Theologie, nicht in der Theologie, in ihrer Fachwissenschaft. Und dann ist auch übersetzt auf die Rolle der Theologie, wie wir diesen Beitrag leisten zu können, die Geburt einer synodalen Kirche zu helfen. Wir sind eine tolle wissenschaftliche Community, alle mit Nihil Obstadt sozusagen von Rom. Also Angst braucht man nicht von uns zu haben, aber das ist ein Lernweg. Synodalen lernen, wir lernen viel als Theologen in der Hoffnung, diese synodale Kirche zur Welt zu bringen, gemeinsam. Dankeschön. Quindi, allora, il sinodo non deve essere solo un dialogo formale, no? È un processo che deve proseguire, di conoscenza reciproca. Lei sostiene, ho letto in un'intervista, che quando si esce dalla propria bolla ci si immerge in un mondo che è un mondo dell'altro, e questo poi alla fine incide anche sulle nostre decisioni, no? Ci facciamo contaminare, contagiare. Grazie mille, professoressa. Adesso ascoltiamo il reverendo Orman Rush. E prima di passargli la parola, io ricordo solo un tratto del suo intervento dell'anno scorso, e lei parlava sul concetto di tradizione, che è stato un punto di discussione nell'ultima sessione del Sinodo. La tradizione vivente implica che la rivelazione divina non sia solo una serie di verità statiche, ma un dialogo continuo tra Dio e l'umanità. La Chiesa è chiamata a discernere i segni dei tempi e a interpretare la parola di Dio alla luce delle nuove sfide storiche, con la guida dello Spirito Santo, mantenendo sempre lo sguardo fisso su Gesù Cristo. Prego, professore reverendo, a lei. Thank you. In the Synod we try to enter into that process that we just heard about, of this living tradition of the church, by listening to the lived faith of the people of God from many parts of the world, and to continue and join in the synodal process, really a continuation of what is theology's fundamental task, and that is to help Christian communities interpret and apply for a particular time or a particular place the meaning of the Christian gospel. In other words, theology's role is to help the church better achieve its primary mission of proclaiming and bringing about God's vision for our world. That vision, we believe, of course, is revealed in Jesus Christ in his whole ministry and death and resurrection and the sending of the Holy Spirit, the one who is to guide the church into the future. And so this is what this synod is doing, listening to that Holy Spirit, listening to the Word of God, listening to the experience and the senses of the faith, or to use that technical Latin word, sensus fidei, of each individual, and to come to some kind of consensus in the church. So, but the church interpreting Jesus' vision for life, for the world, and interpreting those often enigmatic wisdom sayings and parables, Jesus' ways of relating to the 21st century in a plural world, in many cultures and so on, is a difficult thing.
And that's what really theology tries to do. In terms of how we proceed in this day and age, the Second Vatican Council is still a guiding light for us. It's still relevant for how we should be doing theology. And I think that's what we're trying to do at this synod. Vatican II came to a new appreciation of history, a historical consciousness, a new appreciation of culture, a new appreciation of the changing perspectives throughout church's history, and of how in each age it must be attentive to what is called, as you know, the signs of the times. So new perspectives can emerge that give fresh insight into aspects of God's vision for human living that has not been perceived before. And so new theologies on these issues are called for, they're required. If the church is to address in a pastoral way what is faithful to what God would want here and now. So new questions require new answers, and often the old answers no longer help the church to proclaim the good news, the gospel, in a convincing and empathetic, need I say, merciful way, and so has to be re-expressed. Vatican II called this process throughout history of ongoing interpretation and application of the gospel for new times the living tradition. So theologians can help the church, as indeed hopefully this synod we are doing, can help the church to continue that creative living tradition for the many contexts throughout the world church. Thank you. Grazie, thank you very much. Thank you very much, Reverendo Rush. Un pochino ci riporta anche, ci collega un pochino leggermente anche al tema del forum oggi pomeriggio, la Chiesa locale e la Chiesa universale, questo rapporto di tempo e tradizione vivente. Allora, possiamo passare la parola ai nostri colleghi? Chi è che vuole fare la prima domanda? Prego. Buongiorno, Camille Delmas per l'agenzia Imedia. Una richiesta per chiunque voglia rispondere. Non capisco di cosa parli il Sinodo quando parla di competenza dottrinale per le conferenze episcopali. Che cosa significa? Stiamo parlando di una decentralizzazione della dottrina della Chiesa, in cui ogni conferenza episcopale avrebbe la sua variante di dottrina, come avviene ora forse nella Chiesa anglicana? Volevo incominciare da questo il mio intervento, grazie per la domanda. È interessante come il compito dei teologi abbia come dire, a che fare con la competenza. Questa mattina questa questione ha occupato significativamente l'aula e si esprime quasi da una parte o dall'altra il desiderio o di progresso in questa direzione o di paura in questa direzione, senza ricordare paradossalmente che il documento più restrittivo sulle conferenze episcopali, che lei sa benissimo, Apostolo Suos, del 1998 di Giovanni Paolo II, che toglie quasi tutte le competenze alle conferenze episcopali, lasciandole come un organismo pastorale, paradossalmente al numero 21 riconosce la competenza dottrinale, che non significa ha la capacità di fare dei dogmi, no, ma significa concretamente che nel contesto in cui una conferenza episcopale si trova può significativamente adeguare, ma è la logica del Vaticano II, il linguaggio a quel contesto e offrire risposte ai problemi che nascono da quel contesto. E quanto già viene indicato in Praedicate Evangelium, quando si dice che per una salutare decentralizzazione è il caso di restituire alle conferenze episcopali delle competenze su materie che loro conoscono bene. Quindi è un'indicazione
spiegazione, questa particolarmente significativa. Corre l'obbligo, no, questo mi sembra importante, di ricordare come teologo che i vescovi hanno competenza su tutto quello che riguarda la dottrina. È vero che in una chiesa piramidale il papato si è riservato molte materie, ma questo in ragione della custodia dell'unità. Ma ogni vescovo nella sua chiesa, no, può trattare tutte le materie e ha dovere, non solo diritto, di trattare tutte le materie per il bene dei suoi fedeli, e che le conferenze episcopali o qualsiasi organismo a livello di raggruppamenti di chiese può realmente affrontare questa questione, naturalmente ad esempio nella normativa vigente c'è la possibilità di fare l'edizio dei catechismi, no, nuovi catechismi, in questo no, c'è un passaggio significativo, ma è chiaro che a questo punto no, c'è anche una capacità di condividere, di formulare una proposta in chiave dottrinale, no, che realmente abbia poi una ricaduta di carattere pastorale nell'accompagnamento di un popolo in cammino. Grazie Don Dario Vitali. Sentiamo Eva Fernandez. Bentornata Eva. Grazie. Eva Fernandez, Cadena Cope. Vorrei chiedere al professor Don Dario un chiarimento sul sistema di lavoro come esperti teologi. Durante gli interventi che ascoltate ogni giorno, siete voi a individuare eventuali problemi teologici o sono i membri del sinodo che vengono a consultarvi? E anche un'altra domanda per Don José San José, in relazione al lavoro che state svolgendo sulla possibilità di apportare alcune modifiche nel diritto canonico, vorrei sapere se alla fine di ottobre avremo qualche novità in questo senso. Grazie. Grazie Eva. Per quanto riguarda il nostro lavoro, chiaramente la possibilità di individuare le novità, gli elementi, è affidato alla nostra competenza. Ci sono le due possibilità. I tavoli possono domandare la competenza del singolo teologo. È una possibilità che è stata data, è una possibilità che non è molto frequentata, diciamola così, no? Come possibilità. Chiaramente questo ha a che fare con il tema che si sta trattando e la competenza del singolo teologo. È chiaro che si sta parlando di un tema di carattere, con incidenza di carattere di diritto canonico, non si va a chiedere al teologo sistematico e viceversa, no? Quindi questo è un aspetto. Mentre per il lavoro di lettura è affidato alla nostra competenza e quindi alla capacità di discernimento. Chiaramente questo vale per il singolo, diventa tanto più significativo nel lavoro insieme. I gruppi, noi ci siamo divisi in quattro gruppi linguistici. C'è un gruppo linguistico inglese, uno francese, uno spagnolo-portoghese, uno italiano. Corrisponde un po' al carattere, no, diciamo, delle figure che partecipano, così, per cui c'è magari un gruppo che fa un unico documento con intervento sul instrumentum laboris in ragione di quello che arriva dall'aula, e chi invece distribuisce il lavoro secondo le diverse competenze, ma questo sta producendo un aiuto significativo per quanto riguarda il livello di discernimento sui temi che vengono trattati in aula. Con respecto a la pregunta sobre algunas posibles novedades que se esperan para final del mes de octubre, la Asamblea ha solicitado varias. La Comisión Canonística no ha presentado una redacción definitiva, pero sí hay algunos conceptos que la Asamblea ha pedido prácticamente unánimemente, que tienen todos que ver con la activación de los consejos pastorales, de los consejos de asuntos económicos,
para la transparencia y la accountability de las diócesis y de las parroquias, de estructuras de cooperación entre los pastores y los laicos, los religiosos. Repito, todo esto ya lo ha pedido la Asamblea. La Comisión Canonística ha presentado ya unas primeras propuestas, pero el trabajo de la Comisión Canonística, como la de las otras comisiones que ha creado el Santo Padre, hasta verano que viene no tiene pensamientos de terminar. Por tanto, obedeciendo al mandato del Sínodo, por ejemplo, de que los consejos pastorales sean obligatorios en todas las diócesis y parroquias, cosa que ahora no lo es, eso está claro. Ahora, la especificación de cómo esto se va a poner en práctica o cómo se va a impulsar que realmente el cambio sea efectivo, esto no pienso que para final de octubre podamos tener una conclusión. Avances sí, propuestas sí, generales sobre cambios, luego lo concreto habrá que esperar un poquito más. Reverendo Rush, lei desidera aggiungere qualcosa sul sistema di lavoro dei teologi? Yeah. Yes, please. Yep. I just wanted to add something that Daria was talking about. This is one of our roles in the Synod is to be called upon to go to the small table discussions. And just as an example, yesterday I was called to one table and there were some people there that were confused about this notion of sensus fidei, sense of the faith that Pope Francis talks so much about. And it's in one of the documents of the Second Vatican Council, Article 12 of Lumen Gentium, that talks about the supernatural sense of the faith of the whole people. And that was critical when we were Clara was talking about that forum that we had on the whole people of God as a subject of the mission. So that was helpful. I could talk to them about Catholic belief in how, through faith and baptism, each individual is given this gift, not only of fides, faith, but also of a sensus fidei, a sense of the faith. That is this capacity to apply it and interpret it in daily life. So that was just one example of being called upon as a theologian when a group is having difficulty with some technical term or something. Ok, thank you. Shine, andiamo da Shine in fondo, per favore. Hi, Robert Shine with Bondings. My question is for Father Rush. You mentioned that new questions require new answers and that maybe old theologies don't meet what our world needs today. In the preceding 3 years, a lot of Catholics raised up new questions that were sort of burning for them. And often these were around difficulties on identity, gender, sexuality, relationships. It doesn't seem that the assemblies this year and last year will be offering many new answers to those questions. So what would you say to the faithful who raised these questions in the preceding stages and are being met with what they perceive as a very limited response? And what would you say if they begin to question the project of synodality itself because of that? Yes, it's a very good question. And certainly there is pushback on the very notion of synodality, and perhaps because of this. Last year's session of the Synod and this year's session saw people speaking up about this issue, but also there were others within the Synod who were uncomfortable about this. And so probably even over two sessions of Synod, there won't be a consensus of the whole church. An issue within this is the matter of culture, where particular cultures have issues with regards to, for example, the role of women,
and particularly these issues of LGBTQI plus and so on. So it's a question that won't go away, whether there will be an answer given at the end of this session to the satisfaction of those people you were speaking about is something. We've still got 2 weeks, so who knows what will come. But it's a question that won't go away, and there are ongoing study groups that will be looking at these issues, not only that, not only on the role of women, but other important issues like, the teaching authority of Episcopal conferences and so on. These are big issues. There are people today speaking against that idea of the teaching authority of Episcopal conferences for this area and for that area. What happens if they're different? So they're ongoing questions, yes. Thank you. Masterman, please. And then Reverend Ruiz. Thank you. Good afternoon. Eine Frage für Professor Cisar. Sie kommen aus Österreich. Sie haben aber auch, Sie sind Rumänerin, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie kennen also die osteuropäische Kultur und auch die westeuropäische Kultur. Wird dort theologisch anders geredet? Gibt es dort Unterschiede? Was macht und wo können die beiden Seiten von Europa sich einander auch treffen? Weil sie ja gerade mit zwei Beinen auf diese zwei Ebenen sind. Gerade auch vielleicht in Osteuropa, wo die Rezeption vom Zweiten Vatikan vielleicht später angefangen hat, vielleicht auch noch nicht genug weiterentwickelt ist. Also ich wäre froh, wenn Sie etwas darüber sagen konnten, was die Unterschiede sind und wo die auch die Herausforderungen sind für unsere Kirche hier in Europa. Danke. Ja, danke für die Frage. Auch für die theologische Arbeit gilt grundsätzlich, auf das Sensus Fidei einzugehen. Und wenn ich in Osteuropa unterwegs bin, insbesondere in Rumänien, mein Heimatland, dann ist natürlich, da operiert man mit anderen Begriffen, sage ich mal, erklärt man anders wie Begriffe als Theologin, weil eben die theologische Kultur anders ist wie zum Beispiel im deutschen Sprachraum. Im deutschen Sprachraum haben wir so viele theologisch gebildete Laien, wie sonst in Europa kaum zu finden ist. Und das macht etwas aus mit der Dynamik und wie Kirche vor Ort gestaltet wird. Im Gegenteil zu Osteuropa, wo immer noch die Laien entweder noch nicht die Möglichkeit haben, theologisch sich auszubilden, oder wenn sie sich ausbilden, dann werden sie in der Kirche nicht angestellt. Und das macht schon was aus, auch wie wir als Laien unsere Rolle in der Kirche verstehen in Osteuropa. Allerdings, nach dem Kommunismus muss man schon sagen, dass in vielen Orten extrem viele interessante Möglichkeiten sich anbieten für theologische Forschungen im Sinne von Exchange of Gifts. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen wissen, in Rumänien, die Universität, wo ich absolviert habe, hat 23 Fakultäten und 4 theologische Fakultäten. Das gibt es sonst nirgendwo in Europa, würde ich behaupten. Orthodoxe theologische Fakultät, griechisch-katholische, römisch-katholische und protestantische von den 23 Fakultäten insgesamt. Also da ist die Möglichkeit, eine theologische Werkstatt, Laboratorium zu betreiben, was da ist, müsste, sollte genutzt werden und hoffentlich in einer synodalen Kirche wird das auch gelernt und die Verantwortungsträger werden auch den Mut haben, das mal zu nutzen und auf solche Möglichkeiten auch aufmerksam zu sein und eben daraus viel zu profitieren. Aber es sind wirklich zwei verschiedene Wirklichkeiten, womit man gut wirtschaften soll. Danke. Sentiamo Father Rees, please, e poi andiamo da Flynn e poi vediamo se abbiamo ancora tempo dopo. Grazie. A question for about the Canonical Commission. There's 10 study groups, 2 commissions.
This is a technical question. What's the difference between a study group and a commission? You know, we have the commission for the canonical, with the canonical issues. But also, how quickly do you expect the canonical commission to come up with some concrete proposals, specific texts for changing canon law? Is this going to be done by June? Or is this, you know, granted the way the church normally operates, is this going to be 5 years from now that these kinds of changes will happen? For the theologians, my question is, to whom is this document ultimately addressed? Obviously, it's addressed to the Pope. But from the way you talk, it sounds like it's also addressed to other theologians, your peers. Is there a danger here that it's going to be so general and high level that, frankly, it's going to be boring for the normal people in the pews? Is this document going to be able to be read by normal people in the pews, or is it simply for the educated elites in the theological community? Con respecto a la primera pregunta que ha hecho, si me pregunta cuál es la diferencia, no tengo ni idea. No lo sé, ciertamente no lo sé. ¿Tú sí la sabes? Bueno, ahora lo dirá Dario. Yo soy miembro de una comisión. En cuanto a la posibilidad de cambios, le he contestado antes a la periodista Eva que los cambios que se esperan a corto plazo es simplemente que algunas de las afirmaciones que se han hecho ya en el sínodo queden plasmadas como propuesta al Santo Padre en el documento final, es decir, lo relativo fundamentalmente a la obligatoriedad y a la proactividad de los consejos en las diócesis y en las parroquias de los que ya están establecidos en el derecho canónico y la implementación de algún otro que no existe en la codificación, como son las asambleas diocesanas o parroquiales, que ahora mismo se hacen en muchos lugares, pero en el código no están. Esto como propuesta general. Ahora, como concreción de cambio legislativo, hay que esperar más porque todo esto está dirigido por el Dicasterio para los Textos Legislativos y en el Dicasterio entienden que para hacer un cambio más profundo hay que consultar más gente. ¿En qué medida se pueda demorar todo esto? Digamos que hay unos cambios inmediatos que se esperan para junio o julio del año que viene y habrá otros a un poquito mayor plazo en el que la consulta se tendrá que hacer a otras instituciones y personas de la Iglesia que ahora mismo no están en el sínodo. Per quanto riguarda la differenza tra gruppi di studio e commissioni, i gruppi di studio sono stati realizzati da teologi e i contributi sono stati compiuti all'interno della segreteria del Sinodo con la chiamata di alcuni teologi specialisti che hanno prodotto una serie di studi che poi sono serviti per l'elaborazione dell'Instrumentum Laboris. Questo è stato il lavoro specifico per quanto riguarda i gruppi di studio. Le commissioni hanno una configurazione differente perché sotto la supervisione della segreteria del sinodo compongono insieme rappresentanti della segreteria del sinodo, scelti dalla segreteria del sinodo e dei vari dicasteri in ragione della materia che viene trattata. Quindi diventa una commissione, potremmo chiamarla una commissione mista, che lavora sullo specifico per quanto riguarda il diritto canonico, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, per quanto riguarda i vari 10 punti individuati che permettono di formulare una proposta già effettiva, pratica, in quanto su quei temi la prima sessione del Sinodo ha già raggiunto il consenso. E qui no, è importante anche la domanda che era stata fatta prima relativamente a questioni che hanno a che fare con domande che sorgono e che magari non ricevono risposta.
l'assemblea del sinodo fornisce una indicazione, potremmo dire, di orizzonte e una direzione di cammino e che si esprime mediante il consenso. Il consenso è esattamente la modalità concreta mediante la quale si può dire con questa modalità oggi la Chiesa può camminare. Quest'altra questione costituisce ancora una questio disputata, una proposta di scuola, una proposta di un gruppo che può essere significativa e che continuerà ad essere studiata. Non significa che se il sinodo non risponde a una domanda si smette di studiare. Faccio l'esempio estremo. Ricordate l'intervento di Giovanni Paolo II che diceva che la Chiesa non può, ordinatio sacerdotalis, non può disporre diversamente rispetto a questa materia. È forse cessato lo studio su questo? O non è continuato? Non ci sono continuamente testi, studi, gruppi che continuano a spingere in questa direzione? E allora, ecco, in questo senso va distinta la competenza propria, potremmo dire, o l'autorità, o se volete l'autorevolezza, del sinodo, no, e quindi dell'assemblea sinodale, che esprime una direzione, e quella che invece è la libertà e anche il dovere di libertà di ricerca all'interno della Chiesa, che la teologia, e non solo la teologia, ma la teologia sicuramente svolge questo compito di portare avanti un approfondimento dei vari temi che potrà portare un domani a un consenso, e laddove ci fosse il consenso si aprirebbe un scenario diverso per il cammino del popolo di Dio. Grazie Don Dario. Dottor Ruffini, sul linguaggio del documento. Sì, no, volevo ripetere una cosa che ho già detto qui. Più e più interventi durante le congregazioni generali hanno raccomandato che la stesura del documento sia comprensibile al popolo di Dio, documento che è destinato al Papa, ma che sia comunque comprensibile, se sarà pubblico come tutte le altre volte, al popolo di Dio tutto. Quindi c'è una grande attenzione dei membri del Sinodo a che il documento sia espresso in un linguaggio, come è stato detto, che sia capito, che sappia scaldare i cuori, che sia comprensibile a tutti. Ecco, quindi poi lo vedremo, poi naturalmente... Siamo uomini e non ci sono sempre si può fare di meglio, però c'è un'attenzione particolare di tutto il sinodo a questo. Se mi posso una piccolissima aggiunta, no, relativamente a questo. Attenzione, il documento non va solo al Papa. Se conoscete Episcopalis Communio, c'è una terza fase, che è una fase che lì è chiamata di attuazione, che ancora non trova una piena definizione, perché un conto è un'affermazione, un conto è poi la traduzione in atto di quell'affermazione. Però è assolutamente importante tenere presente che c'è una terza fase del sinodo. La prima nelle chiese particolari, con la consultazione del popolo di Dio e l'ascolto, il discernimento delle conferenze episcopali e delle assemblee continentali. La seconda, la fase assembleare, nelle due sessioni dell'assemblea. No, la terza fase è la restituzione alle chiese particolari e alle conferenze episcopali, perché è chiaro, laddove non ci fosse una recezione, noi avremmo fatto un lavoro nel quale abbiamo sognato qualche cosa che il corpo della Chiesa non riesce a ricevere. Ma il sogno è che la circolarità delle tre fasi abbia determinato che davvero i diversi soggetti, il popolo di Dio, il Collegio Episcopale, il Vescovo di Roma, perdonate l'affermazione forte, parlino la stessa lingua. Dai, mancano 10 giorni al documento, dobbiamo aspettare. Ultima domanda di oggi, Flynn, per favore, The Pillar. Thank you, Cristiana.
My question is for Father Rush. My name is J.D. Flynn. I'm from the Pillar. My question is for Father Rush. Father, I think there has been some concern that the synodal method of doing theology, and especially moral theology, which begins with sort of personal and human experience and seems to begin there instead of divine revelation, could lead to relativism, or could lead to a kind of flexible accommodationism, which is not necessarily faithful to divine revelation. Is that a danger in the synodal method of doing moral theology? How is that prevented? And sort of what's the starting point for doing theology in the synodal way? The starting point is God and human beings together. In De Verbum number two, the church moved away from a notion of revelation as doctrines passed down from God through the medium of the magisterium to people, which is certainly part of what divine revelation is. And human faith is to be obedient and accept those what is taught. Vatican II talked about a much more personal way. And I think this is at the heart of what you were saying, that the God, I don't want to quote too much of Vatican II documents, but God reaches out to human beings as friends and invites human beings into God, comes such that they are sharers in the divine nature. And so faith in that deepest sense is receiving that divine love. So it's when you say, does it start with human experience or does it start with what the church teaches? If you start from a different angle, according to what De Verbum does, you get two different sets of answers there. And this notion of the sensus fidei is that within that divine encounter, in an ongoing lifetime process of conversion, human beings, Thomas Aquinas talked about this connaturality, connatural knowledge, that human beings come to know the heart of and mind, if we could say, of God. Then I think that's a different way of looking at it. And then the teaching of the divine church, of the magisterium, then, is to be seen within that context. And I think that's what Pope Francis in a synodal church is wanting to do, to tap into the work of the Holy Spirit in human beings in their lived faith and so on. So I better stop there. Yeah. Thank you. Ein Satz möchte ich hinzufügen aus pastoraltheologischer Sicht. Ich bin in dieser Reihe eine Pastoraltheologin und da versuchen wir eben diese Glaubenssätze, was Kollege Rasch gerade gesagt hat, in die Praxis umzusetzen. Und das heißt es, wie wir als Kirche bei den Menschen sein können, so dass sie ihre Lebensgeschichte, ihre Geschichte mit Gott selber schreiben und nicht so, wie wir als Kirche ihnen erzählen, sondern dass wir die Menschen so begleiten, dass sie immer mehr liebesfähig sind und leidensfähig bleiben, so wie sie auch von Gott erschaffen worden sind. Wie all das entfaltet werden kann vom Menschen selbst, da wird auch die Kirche gefragt, in dieser Begleiterin-Rolle, Anwältin-Rolle der Menschenwürde. Und ich denke, dort, wo Kirche das auch schafft, ist sie auch für die Welt, für die Gesellschaft sehr relevant und wird auch sehr geschätzt. A posto. Grazie, professor Cesar, Don Dario, reverendi Rush e José San José. Grazie della presenza, Sheila Pires e il dottor Ruffini. E noi ci diamo l'appuntamento domani per le ore 13:30. Oggi c'è la messa in streaming alle 16:00. Manderemo il dovuto materiale un pochino prima e poi i forum teologico-pastorali. Ok? Grazie a tutti, buon lavoro, a domani.